You come here, ass. Fuck. Grazie a tutti. Così sembra tipo un giorno in pretura. Dignitosamente brilla, avvocato. Partiamo bene. Su questa cosa. No, comunque mi presento, ci tengo a precisare, non sono Bisogero, non sono neanche il sose di Lucio Dalla. C'è sempre questa paura di essere scambiato per qualcun altro. Cioè, tipo, io con la barba vengo preso per uno oltre i 30, senza sotto i 12, con i baffi Mario Kart, con il pizzetto, ho provato a farmi crescere anche quello, e sembro un pornatore squallido. Pornatore virile, pornatore squallido. Cioè, io ho la faccia di quegli attori che quando girano un porno sono gli unici a saperlo. Ho quella faccia lì più o meno. Comunque non è l'unica paura che ho. Io un'altra paura che ho avuto 2 anni fa precisamente era di essere schizofrenico. Una paura stupida, totalmente insensata, che mi ha fatto passare Paolo, uno dei miei più cari amici, che è qui accanto a me. Grazie Paolo. Gli ho appena dato un pugnetto sul pene, avete visto? Questo rapporto io con Paolo. No, la paura più stupida che ho mai avuto nella mia vita era nei confronti delle persone gay. Sì, io da bambino ero omofobo, ma non per colpa mia, cioè per colpa di mio nonno. Perché mio nonno etichettava qualunque manifestazione di sensibilità maschile come sintomo di poca maschiezza e quindi nella sua testa di omosessualità. Cioè tipo se piangevo, allora ti piacciono i bei cazzoni! Nonno, ho 5 anni! Meno! Cioè ora non voglio giudicare mio nonno perché era figlio del suo tempo, della sua cultura, non lo giudico, però mi ha lasciato questa omofobia interiore che poi si è aggravata con l'adolescenza. Sì, perché io da adolescente, come tutti, immagino, no, mi facevo quelle domande, no, su quale fosse la mia sessualità, e il problema è che lo chiedevo anche su Yahoo Answer. Non ricordate? Quando tutti scrivevano senza usare le vocali? Tutto bene, comunque. Per 2 anni il popolo di internet parlava in dialetto foggiano, tipo. Si sa come mai. Tappo, tappo. Comunque, scrivevo su Yahoo Answer. Le domande erano così, no, cioè, qual è la mia sessualità? E le risposte erano inquietanti, ma sul piano della grammatica. Se ti fai queste domande, forse preferisci agli uomini! Punto esclamativo, uno, punto esclamativo, XD, XD, LOL. Altri avevano delle lacune, ma più nella logica. Io mi ricordo il commento di Riccardo056, che scrive che tu sia gay o che tu sia etero, poco importa. L'importante è che ti piace la figa. Non torna. E quindi ero tipo super omofobo, capito? E mi facevo le domande. Alcuni avevano commenti proprio così omofobi, cattivi. Tipo uno scrisse in block maiusca, diceva puff, ecco un altro frocio. Giuro, a lui però controdisposi perché mi arrabbiai, gli dissi nonno, anche qui ti prego smettila, veramente. Ero omofobo e mi chiedevo, no? Dice, ma gay ci si nasce o ci si diventa? Perché io non ci sono nato, però potrei diventarci. Che anche quella è un'idea stupida, perché non è che uno diventa gay così. Cioè non è che sei lì a fare preliminari con la tipa ad un certo punto... Come? Il rumore con la bocca? Ah no, è per concentrarmi, scusa. Shh, devo fare la prova.
Nah, meglio cazzo. Meglio cazzo. Non funziona così. Non funziona così. Quindi ero omofobo e lo divenne ancora di più quando vidi la serie TV Dawson Creek. Voi avete presente quella serie TV? Ok, comunque in quella serie c'era un personaggio che era gay e che in un episodio spiegava a Dawson che lui aveva il gay radar, cioè li riconosceva in anticipo, capito? Dice, tu sei gay? Sì, come fai a saperlo? Se la smetti di segarmi te lo dico. Palese. E quindi mi era venuta la paranoia, dico, ma non è che potrei essere gay, oppure potrei sembrarlo agli occhi degli altri, quasi fosse un crimine, no? Era un'idiozia, però per reazione facevo tutte quelle cose che fanno i maschi molto molto eterosessuali, e quindi facevo lo sguardo torvo, tipo questo, spiegavo a tutti cos'è un fuorigioco, e io non so cos'è un fuorigioco. Quindi ogni volta improvvisavo, dice, come? Quando la palla esce dal campo, cazzo. E un'altra cosa che facevo, e me ne vergogno molto a dirlo, era di abbassare il tono di voce al telefono, perché ormai un pochino ci conosciamo e avrete intuito che io ho la voce da zia fumatrice. Ecco, senti, senti. Amore, se quella bimba ti piace, glielo devi dire. Zia fumatrice, palese, va bene? Che non è un problema, solo che al telefono ogni volta mi sento fare, no, è buonasera signora, come sta signora, e mi dica signora, e ogni volta, cioè, guardi, in realtà sarei un uomo, no, dice, oh, mi scusi tanto signora, è frustrante, ormai non me la prendo più, anzi ci gioco pure, no, dice, ah, ma non mi dia del lei, mi chiami pure Carla, però all'epoca ci stavo male, quindi abbassavo il tono di voce al telefono, stile tipo Mario Biondi, il cantante jazz, no, dice, pronto, buonasera team, abbiamo un'offerta per lei. Pronto, buonasera, e poi riattaccavo e sparivo, proprio come Mario Biondi, no, questa era cattiva. No, comunque ovviamente ho capito che erano tutte paure ridicole, stupide, imbecilli, però mi è rimasto tipo una domanda, no? Come sarebbe stato il mio coming out? Conoscendo il cinismo dei miei, sarebbe andato più o meno così. Mia mamma è lì che è stesa sul divano, che riposa, tranquilla, io mi avvicino, fa... Mamma, e comunque sono gay. E mia mamma, senza muovere un muscolo, pure. Grazie a tutti.